Devo dire che sono molto soddisfatto di questa conferenza stampa, ma principalmente sono soddisfatto per tutte quelle persone che soffrono di questa patologia e anche per il progetto che è stato completamente finanziato dalla Fondazione Carite, ovvero 1000 copie che andremo a distribuire su tutti gli ambulatori medici per avere una stretta e più collaborazione su questa patologia che a Terni è molto sentita. Gli elementi essenziali che si trovano in questo opuscolo? Sì, devo ringraziare il direttore generale, che poi oltretutto è anche il nostro curatore, insieme al dottor Pietro Mattioci e al nostro responsabile del reparto, dottor Camillo Giammartino. L'opuscolo è molto semplice, appunto abbiamo fatto questa guida con una semplicità, appunto per dare la possibilità a tutte le persone di poter leggere, quindi dalla semplice, dalla conoscenza della tiroide, dalle semplici malattie ipo-ipertiroidismo, fino ad arrivare al cancro della tiroide e quindi come comportarsi per eliminare il cancro della tiroide. E la cosa più importante è avere i contatti, perché spesso e volentieri la gente non sa come si deve comportare, ecco, i contatti sia del nostro reparto che della nostra associazione, dove ci possono tranquillamente chiamare e noi siamo a disposizione di tutta la cittadinanza. Senti, lo stato di saluto dell'AUMAT, Associazione Umbra Malati Tiroidei, come va? Aumenta, gli iscritti aumentano, la sensibilizzazione su questo punto di vista viene recepita? Siamo molto soddisfatti, però devo dire che ad oggi l'AUMAT va molto bene. Noi siamo a disposizione di tutte le persone, non nego che il mio più grande ringraziamento va ai miei collaboratori, perché poi ecco, io è vero che sono il presidente, ma sono contornato di persone che lavorano insieme a me e grazie al loro contributo riusciamo a dare risposte a tutte quelle persone che ci chiedono informazioni. Buon lavoro, in bocca al lupo, magari se vogliamo dare così qualche indicazione per potersi iscrivere all'AUMAT, coloro che magari lo volessero almeno sanno a chi rivolgersi. Sì, diciamo che per iscriversi c'è il numero di cellulare del Presidente 392-00-86136 e tramite la nostra email, che è aumatollus@gmail.com. Il tesseramento è molto facile, c'è da compilare un questionario con i dati relativi degli associati e il costo della tessera è di 10 euro. Chi volesse consultare e quindi avere gratuitamente l'opuscolo che è stato presentato questa mattina, dove lo può trovare? Ci possono contattare, logicamente queste 1000 copie noi le dobbiamo distribuire come da programma con la fondazione su tutti gli ambulatori medici.